insieme invece nel primo magari questa Pescara qualche problema l'ho avuto, invece nella ripresa è stato più presente, più pericoloso, e poi alla fine è riuscito a portare i 3 punti a casa con il leader. No, perché secondo me anche nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, soffrendo i primi 6-7 minuti un po' la loro aggressione, commettendo qualche errore nell'uscita del gioco, però poi complessivamente abbiamo preso campo, abbiamo giocato, abbiamo pure sciupato tanto, ma anche nel primo tempo abbiamo fatto gol, non è che nel primo tempo vincevamo immeritatamente, nel secondo tempo la prestazione nostra è cresciuta di tono, però anche lì siamo fatti recuperare la partita su un traversone, una delle poche cose che abbiamo subito nel secondo tempo, e di contro abbiamo sperperato, quindi sono arrabbiato perché non si possono fare scelte cervellotiche, non chiudere la partita, non dare la palla al compagno, sbagliare la misura di passaggi stupidi, ci dobbiamo migliorare da questo punto di vista, però tra primo e secondo tempo, sì, secondo tempo siamo cresciuti, ma ci sono anche gli avversari, non è che noi pensiamo di entrare in campo da soli, il Montemarchi è un'ottima squadra, ci ha impegnato subito, ha accettato anche dei rischi, e noi piano piano nell'arco della gara siamo cresciuti, abbiamo imposto la nostra organizzazione di gioco. Mister, possiamo dire che tra poco chiameremo gli ultimi minuti di gioco la zona Pescara, perché insomma siete riusciti a segnare negli ultimi minuti nella gara con Ancona, insomma anche a Carrara era successo questo, oggi si è ripetuto, questo dimostra che questa squadra gioca e lotta e crede nel risultato fino all'ultimo secondo. Ma credo che lo abbiamo dimostrato, perché fino alla fine noi abbiamo provato a vincerla, cambiando anche gli interpreti, cambiando anche gli attaccanti, creando e purtroppo sperperando tanto. C'è stata una situazione, due miei giocatori davanti al portiere gli sono buttati la palla addosso, cioè queste cose qui vanno evitate, per carità, nessuno fa apposta a sbagliare, perché però dobbiamo essere più lucidi e più concreti. Poi sulla vittoria che abbiamo fatto contro una squadra buona, secondo me molto buona, che accetta il confronto, l'avevo già detto prima, squadra che gioca un buon calcio, squadra che ti aggredisce, noi siamo contrapposti bene alla fine. Queste partite alla fine è un po' demerito nostro, perché tutte potevamo chiuderle prima, magari avremmo detto cose diverse, però è anche un merito continuare a mantenere lo stesso atteggiamento, a fare le stesse cose e giocare per vincere le partite, questa è la nostra filosofia. Non voglio farla inquietare, però per la quarta volta di fila, insomma, siete andati in vantaggio e siete stati ripresi. Ho capito, ma non ne voglio più parlare, mi infastidisce questo discorso, perché no, poi è veramente... Quando non si chiudono le partite poi si rischia... Ma no, abbiamo rischiato su un palo un tiro da fuori aria, conseguente a un'azione rimpallata. Il secondo tempo Montemarchi ha creato veramente poco, eppure siamo riusciti. Eppure siamo riusciti a prendere gol, quindi è anche così, meglio non parlarne, che forse cambierà. Posto? Mister, buonasera. Quanto è dunque soddisfatto di questo successo, comunque importantissimo, nel finale, e quanto magari arrabbiato? Sono arrabbiato perché ci dobbiamo incattivire di più, perché dobbiamo essere meno egoisti, perché vorrei vedere davanti un maggiore spessore, una maggiore personalità, incappiamo... sbagliamo scelte sciocche, e quindi poi è normale che se i risultati li tieni in bilico può capitare quello che stava capitando, quindi sono arrabbiato, certo che sono arrabbiato, perché le partite si chiudono, ripeto, nessuno fa apposta a sbagliare, però individuiamo gli errori e facciamo in modo di non ripeterli. Luigi, vai tu, che il mister... Sì, buonasera, mister Luigi Di Marzio, il centro. Io volevo fare questa domanda, lei poco fa sentite, non voglio parlare dei gol subiti, ecco, però c'è un dato importante: il Pescara adesso è primo in classifica, da sola ha già staccato la seconda. Mi commenta questo primato insomma in solitario? Mi viene da ridere, o da sorridere alla sua domanda. Da sorridere? Ma no, ma da sorridere. No, da sorridere, perché sono tutti obiettivi parziali che veramente non contano nulla. Ma secondo lei, cioè, stare primi o secondi o terzi o quarti adesso è determinante, è importante? No, non è importante. Piuttosto è importante analizzare come hai fatto i punti. Lo avete visto anche voi, probabilmente anche con la rispesa noi dovevamo vincere, però finché continueremo a sperperare così metteremo sempre le partite sul filo del rasoio. Dobbiamo essere bravi a concretizzare di più, però poi adesso 10 punti, 9, 8, 7, ma veramente cambia poco.
abbiamo un'identità, questo sì, è un gruppo nuovo, continuiamo e miglioriamo tutte le cose che dobbiamo migliorare, la classifica conta veramente poco adesso. Posto? Mister, mi permetta l'ultima domanda, velocissima. Il processo di crescita di questa squadra, il Pescara Cautela è al 60-70%, 80%, che margini ci sono? Come gruppo siamo al 70-80% nella coralità, dal punto di vista individuale ci sono dei giocatori che sono al 40-50% e che devono velocissimamente crescere, non conosco altri modi per crescere se non quelli del lavoro, di una motivazione forte è il lavoro, un forte senso di appartenenza è il lavoro, allenamenti quotidiani, quello ti fa crescere, questo è.